Qual è il marchio del vero PC Gamer? Se avete risposto mouse e tastiera, è il gioco gestionale, presente in tutte le salse e grande favorito di tutti. Bene, le salse di oggi sono agricoltura, farming simulator, nello spazio però, esplorazioni, mondo desolato. Beh, 20 minuti nel futuro? Comunque siamo su One Lonely Outpost in cui dovrete o dovremmo giocare nei panni di un agricoltore che dovrà trasformare un pianeta arido in una colonia rigogliosa. È una demo che è disponibile come parte dello Steam Next Fest. Al momento non c'è ancora una data di rilascio precisa, ma il gioco dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. C'è anche il filmato introduttivo, che volete di più? Va bene, pianeta Calypso, atmosfera tossica, nessuna forma di vita. Sapete che dice? Sì, questo mi piace. Comunicazioni scarse, nessuna forma di vita, pianeta tossico. E io dico, però sì, ma ha anche dei difetti, eh. Perché ha una coda? Stiamo per perdere il nostro gatto robot. Ok, c'è stata probabilmente qualche radiazione che ci ha dato un po' di danno a tutte le impalcature, attrezzature elettromagnetiche. Ho visto mondi tossici peggiori, ecco. Comunque. Ok, abbiamo preso una discreta botta. Sa che l'atterraggio non è stato dei migliori. Il microonde è andato a puttana. Cioè, ci hanno dato una nave di merda, non l'hanno nemmeno pulita. Adesso sarà meglio che sti qua paghino qualsiasi danni abbiamo subito nel venire qui in un pianeta tossico e desolato. Quindi ci muoviamo con WASD. Abbiamo il nostro gatto robot che... Cosa fa? Ah, ok. Bene. Possiamo utilizzare un coso che fa qualsiasi cosa col tasto destro, col tasto, tasto sinistro, tasto destro, interagiamo. Possiamo dare dei vari comandi, una soffiata d'aria con V, spray con C, immagino di acqua, X per raccogliere materiali o diciamo, utilizzare un laser per distruggere le rocce e con Z. Manipolazione della materia. Vabbè, non ci dire niente. Quindi sostanzialmente con your Omnimac raccoglie le informazioni di tutte le cose che troviamo in questo mondo. Quindi con O abbiamo questa sorta di enciclopedia. Abbiamo raccolto subito un po' di minerale, un po' di ferro. Quindi sostanzialmente con uno di questi tasti selezioniamo la modalità del nostro Omnitool. Quindi qui abbiamo la nostra prima missione dalla PGP Gov.
Noi dobbiamo fare una colonia in questo mondo schifoso. Ci daranno risorse, in ogni caso sono dato un Omnimac per recuperare informazioni. Prima cosa che dobbiamo fare è coltivare la terra. Va bene, la prima cosa è che dobbiamo ripulire l'area dal... Vabbè, qui si diceva come fare. Ok. Quindi niente, noi ci eravamo portati avanti. Stavamo già pulendo tutto. Sembra che casa nostra, la nostra nuova casa, sia un gran casino. Facciamoci spazio. Bene, possiamo raccogliere tutti questi vari minerali, che lo stiamo facendo. E abbiamo trovato qualcosa di diverso, pietra, rame. Bene, con il rame probabilmente possiamo fare dei circuiti per farceli poi rubare dai muri. Allora, vediamo cosa ci dice. Conosciamo poco di Calypso, però se troviamo queste sorte di punti possiamo raccogliere altri dati sulla regione. Ora, io non ho capito questo coso che spruzza, cosa ci dobbiamo fare, ecco. Bene, dobbiamo trovare artefatti, quindi ora con questo tool. E cosa abbiamo trovato? Una scatola nera di un'altra nave, quindi qualcuno è stato qui e ha fatto una bruttissima fine. Andiamo a vedere se troviamo altri pezzi di sfortunati nostri predecessori. Ok, delle sementi. Non siamo il primo stronzo che hanno mandato a crepare in questo posto qui. Niente, non... Eccolo qua, secondo pezzo. Sembra un pezzo di motore. Il mistero si infittisce. Ok, ci dice che fare tutte queste attività comunque ci consuma la barra della stamina. Più si avvicina la notte, e più siamo stanchi. Ora al momento sono le 3 del pomeriggio, per cui penso che possa resistere ancora un po' il ragazzo, ecco. Almeno fin tanto che non abbiamo trovato il terzo pezzo. Eccolo qua. Abbiamo trovato un data log. Ah, uno schema per costruire un paio di... tool, di attrezzi che ci serviranno più tardi. Adesso la nostra nuova missione è di raggiungere 3 punti che la nostra cara federazione ci ha marcato. Ne abbiamo uno subito qui. Perfetto. Ho una mappa. Sì, però non ci indica dove sono gli altri marker, le 3 coordinate. Ora, la mia domanda è:
se sono coordinate e ho le coordinate, per quale motivo non le posso vedere sulla mappa? Così, eh. A parte che non ho capito, io dovrei essere questo puntino qui sulla mappa, non ho capito. Non facciamoci domande. Eccolo qua. 2. Ed ecco il terzo. Un po' a caso, ma è andata bene. Quindi abbiamo sbloccato quest'area qui. Adesso ci vediamo. Okay. Eravamo mappa abbastanza inutile, così a occhio e croce direi. Ti dici solo in che settore sei. Io direi che è abbondantemente ora di andare a letto, giusto? Molto bene, possiamo scoprire finalmente come funziona il nostro Fabricator, non possiamo fare ancora nulla tranne un vaso, perché no? Può sempre servire un vaso. Ok. Un vaso può sempre servire. Lo piazziamo proprio lì e non c'è più modo di prenderlo su. Va bene, bello lì. Sì, sta bene lì il vaso. Vediamo se ci fa dormire. La nostra prima giornata è stata faticosa. Comunque ci stanno mandando messaggi. Ci dicono che per far crescere la nostra colonia dovremmo comprare delle attrezzature, delle semenze probabilmente, che ci verranno portate al terminale. Ci hanno dato qualcosina per cominciare. E ci comunicano che, beh, se il nostro terminal è rotto, non possiamo acquistare roba, ma sono sicuri che sia tutto in gran forma. Resto allievi ormai, non ci possiamo fare niente. E ormai il vaso è. Abbiamo ricevuto, de bello, delivery, con scritto proprio così, non male. Alta tecnologia. Quindi, cosa abbiamo trovato? Dice che dobbiamo usare il matter manipulator per piantare su terreno fertile e poi dopo innaffiare, per cui molto... Molto semplice, più che altro dobbiamo tenere. Come si accede all'inventario? Ok, così direi che questi cosi non ci servono assolutamente a niente, li possiamo tenere nell'inventario, mentre invece i semi li possiamo mettere. Abbiamo patate, carote. Bok choy. Va bene. Direi che il bok choy in questo clima con meno 3 gradi è quello che potrebbe essere più adatto. Quindi possiamo farci un po' di spazio togliendo ste rocce.
Poi si lamenta se gli do una. Quindi. Ho capito. Lo spruzzo, beh, così vedi, io almeno faccio 4 tile, non spreco acqua. Quante ne devo dare di quell'acqua? Qua. Mettiamo le patate. Questa è la zona patate. E poi di nuovo sulle piante. Ci insegna come mangiare cibo. Nella bar. Se non mangi, cominci il giorno successivo affamato. Mangiare cibo ti fa recuperare stamina e può avere degli effetti bonus. Fintanto che non abbiamo fatto la nostra agricoltura biologica, l'unica cosa che possiamo mangiare è il nostro pappone. Meraviglioso. E mo? Quindi avevamo detto che dovevamo fare questo per riempire l'acqua. Giusto. Quindi continuiamo a fare un po' di matter manipulation. E possiamo. Innanzitutto tu ti devi levare dalle balle che sei nel me. E qui ci metteremo le nostre carote. Mattino ci alziamo belli pimpanti, terremoto. Senti anche tu o lo sto sentendo solo io? Ah, ma che culo. Comodo. Molto comodo. È stato un terremoto utile. Intanto ci dice che il nostro QWERTY bot ha fatto un'area relax all'esterno del nostro modulo VR. RB, RS, andiamo ad esplorare. Dobbiamo trovare le coordinate, perché se non troviamo le coordinate non ce lo mette sulla mappa. Questo potrebbe essere un minerale che non abbiamo. Eldricite. Mai sentita nominare. Se uno si deve mettere qui a scroccare tutto, ne ha da fare.
apriamoci un varco. E per ogni area che andiamo a vedere, probabilmente ci sono dei materiali diversi. Per esempio, questo è il canyon di Inanna e abbiamo appena trovato dell'oro, della pallasite. Bene, ottima la pallasite. Certo che mi hanno fatto fare un bel giro, ma comunque con questo terzo punto, i segreti del canyon di Inanna o delle cascate di Inanna sono nostri. Per cui avanziamo. A questo punto probabilmente dovremmo esplorare tutto Tudemond fin tanto che non troviamo un'altra frana o un mondo invisibile o un muro invisibile. Anche perché per ogni zona che esploriamo dobbiamo trovare delle coordinate. In questo caso ce n'è solo una. E abbiamo trovato del sodio scarlatto. Io sto girando da mezz'ora, ma di questo punto che devo trovare non se ne vede l'ombra. E penso di essermi anche perso, per cui. Ma quello dovrebbe essere il mare. Così bello solido, compatto. E vabbè, io il punto non l'ho trovato e si sta facendo quasi notte, per cui me la sono dovuta fare indietro a piotte, come dicono a Roma, anche perché il viaggio rapido non c'è. Posso riprovare a cercare quantomeno quelle del Canyon Nereide, dai. Facciamo un tentativo, anche se è notte, mangiamo un boccone e ci proviamo. Questa l'abbiamo trovata. Nice. Ma il Seaside Nexus adesso ci dice di fare. Però se devo star qui con questa flemma, con questa velocità ad andare a esplorare una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette aree, ad andare in giro a trovare sti punti, è palloso. Concedetemi di dire che è palloso. È lento a muoversi. Vediamo cosa succede domani. Introduzione alla Omniforge. Ok, quindi hanno notato il nostro duro lavoro. Ok, vabbè, a parte questo piccolo spelling mistake. Abbiamo una blueprint per fare un fabricator al fabricator. Quindi, sì, uova e la gallina, cosa che non abbiamo. E possiamo fare questa forgia. Ci serve ferro che abbiamo, l'eldricite l'abbiamo trovata, la bauxite no. Per cui noi adesso dovremmo andare a girare in giro per il mondo a minare queste cose. Io francamente non ce la faccio, non ce la posso fare. Ragazzi, qui non capita spesso, ma veramente non riesco ad andare avanti. Non ce la faccio proprio di dire no, tu devi andare avanti a camminare. Con quella flemma e a spaccare i minerali, ognuno ci richiede 30 secondi. Purtroppo il mondo, diciamo un po' anche così, il gestionale con esplorazione è estremamente competitivo, c'è tantissima scelta, per cui per così com'è non sento di consigliare questo titolo più di tanto,
E niente, avremo più fortuna, spero, con il prossimo titolo. Noi ci becchiamo al prossimo video.